Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite. Allora, scrittore, doppiatore, attore, sceneggiatore. Abbiamo Pasquale Ruiu. Ciao a tutti. E a questo punto la domanda più semplice che ci poniamo oggi: chi è Pasquale e come lo descriveresti? Dunque, Pasquale Ruiu è una persona che ha sempre voluto raccontare storie attraverso vari modi. Fatto un percorso tortuoso dagli studi di gli studi classici, gli studi di architettura, passando per il teatro, per il doppiaggio, per il cinema indipendente e poi arrivando ai fumetti, che sono, diciamo, il mio grande amore, che è diventato poi anche il mio mestiere. E per tanto tempo ho fatto due mestieri parallelamente, il doppiaggio da una parte e la sceneggiatura di fumetti dall'altra, non essendo, ahimè, un disegnatore sufficientemente capace, perché da piccolo il mio sogno era di fare fumetti disegnando, sceneggiando, facendo di tutti io, ma non ho una mano sufficientemente felice per poterlo fare. E raccontare storie si è poi evoluto nella scrittura di romanzi. Io sono un giovane scrittore perché ho cominciato ben dopo i 50 anni a scrivere romanzi e ultimamente anche a raccontare le storie raccontate dagli altri attraverso un festival d'Ora Nera che esordisce, cioè che ricomincia ogni anno e quest'anno da venerdì 10 a domenica 12 saremo a Torino all'Oratorio di San Filippo Neri, e di nuovo con tanti ospiti, con tante cose, sempre nel mondo del noir, per condividere con la città nera per eccellenza la cultura del noir attraverso il cinema, i libri, i fumetti, la musica, e sarà una bella festa. E andando a parlare dal mondo del doppiaggio, quando ti viene in mente appunto di passare appunto da attore al mondo del doppiaggio, che poi in fondo molti non sanno che il doppiatore è la specializzazione del mondo attoriale, quindi bisogna saper studiare, ed è stato difficile È passare. una delle specialità. Sì, io, diciamo, ho fatto teatro per tanti anni, poi verso la fine degli anni Ottanta, ricordo che è stato proprio una serie di eventi casuali e felici, anche quelli. E ho fatto un musical da protagonista, il cui regista era Ivo De Palma, che è un grandissimo doppiatore, protagonista di Cavalieri dello Zodiaco e di mille altri cartoni animati, soap, cinema e quant'altro. Lui faceva la regia e quindi mi propose all'epoca, diciamo, c'era un buon rapporto, me la cavavo con la recitazione, con le canzoni, col ballo, all'epoca ero giovane e magro, e disse: vieni in studio, prova a fare un provino per il doppiaggio. Andai alla Merak con Chip Barcellini, un amico che Merak di Cologno Monzese, e cominciai a fare un provino e poi di seguito i primi piccoli doppiaggi nei cartoni animati. E poi è diventato il mio mestiere, che mi ha accompagnato poi sentieri, poi un po' di cinema, altre cose. Mi ha accompagnato per 35 anni, diciamo. Ho smesso di farlo da pochi anni. Il doppiaggio sono due mestieri vicini, ma non necessariamente i bravi attori sanno doppiare, e non necessariamente i bravi doppiatori se ne cavano in teatro. Sono due mestieri vicini che in teoria qualunque attore dovrebbe saper doppiare, per saper doppiare anche se stesso, perché spesso in cinema capita di recitare in presa diretta e capita anche di doversi doppiare, perché magari un film lo fai in inglese e se ti vuoi doppiare e far sentire la tua voce anche in italiano devi essere capace. Non è facilissimo, doppiare se stessi è una cosa complicata. E vediamo che ci sono tra vari cartoni animati, tra cui un nostro cartone che piace molto, che è Bao, ma i Cinque Samurai, cioè è spaziato un pochettino Star Trek, cioè, ma la prima sensazione che hai avuto davanti al microfono, che davanti avevi lo schermo, eri tu il microfono e probabilmente il direttore che ti parlava dall'altra parte. Qual è stata la prima sensazione che hai provato? E poi nel tempo ti sei portato quella sensazione del un Allora, ambiente chiuso. sì, soprattutto il film che ti scappa via. Perché abituato a recitare, quindi a dare i tuoi tempi alla recitazione, in quel caso nel doppiaggio
È un mestiere di servizio, devi seguire i tempi dell'attore che stai. E quello è un attimo ti scappa via, quindi il sincrono è sempre difficile da acchiappare. E ricordo che appunto questa cosa di guardare l'attore, attaccare con lui, leggere, tornare a guardare l'attore, leggere, tornare a guardare l'attore, le prime volte era disastroso, cioè non riuscivo a starci dietro. Poi infatti avevo il trucco che guardavo lui e poi leggevo e basta, e lo ascoltavo. Poi ho imparato il sistema, però mi ricordo i primi turni facevo soprattutto quello e facendo quello gli stavo più o meno dentro, anche se sbagliavo qualcosa, ma non andavo completamente per i fatti miei, cosa che invece capita spesso a chi comincia, insomma, chi è abituato magari a recitare e comincia a fare il doppiatore. E dopodiché questa strana sensazione di non avere un pubblico davanti, per un attore, soprattutto come facevo io teatro all'epoca, abituato comunque a recitare davanti a un pubblico, lì il pubblico era il direttore di doppiaggio, che solitamente è un pubblico non ostile, ma diciamo molto severo, per cui devi essere soddisfacente nella tua prestazione, sempre. E poi piano piano ci si abitua, diventa un lavoro e quindi ogni mattina un lavoro bello, comunque che ho sempre fatto con piacere. E appunto 3, 4, 5 mattine a settimana ci si ritrovava negli studi, mattino, pomeriggio, a fare cose diverse, magari saltare da appunto fare Star Trek, a fare un cartone animato, a fare una soap opera, una telenovela. E non ci si annoia, è un mestiere in cui non ci si annoia. Infatti qualche tuo collega ci ha citato dicendo che è come salire su una seggiola di uno psicologo, in fondo si è tutti nessuno, uno nessuno 100.000, citando anche Pirandello, in fondo si vive la vita degli altri e si vive tante vite in contemporanea, però alla fine della giornata si è un po' stanchi. Sì, quello sì, diciamo che il doppiaggio è a turni, di solito è fatto di turni di 3 ore. Se uno si è fatto 9 ore di doppiaggio davanti allo schermo è stancante. È anche, ripeto, piacevole, soprattutto se c'è una bella parte da fare, se c'è un bel personaggio da doppiare, si ricavano anche delle belle soddisfazioni. E poi altre soddisfazioni, appunto, se doppi una serie come Cavaliere dello Zodiaco, come è stato per Ivo, appunto, che decenni. Anni dopo, ancora tantissimi appassionati, è una delle volte in cui veniamo fuori dal buio della stanzetta e veniamo riconosciuti o comunque apprezzati anche da un grande pubblico. Qualcuno che ti ha riconosciuto per quei personaggi che hai fatto, perché hai fatto anche appunto Occhi di Fantasmi, il Puzzle, Star Trek, abbiamo detto tanti altri personaggi. C'è qualcuno che ti ha citato qualche frase nel tempo che hai incontrato? Allora, qualcuno riconosce la voce, poi solitamente la cosa che ti chiedono è di rifare la battuta del personaggio, quello un po' scherzando. E per fortuna da parte mia, io non sono uno che ama la grande esposizione, l'esposizione normale sì, ma non essere riconosciuto per strada no, invece il doppiaggio è uno di quei mestieri che ti riconosce chi ti conosce, come dire, l'appassionato, non il pubblico, e quindi cammini tranquillo per la strada. Ed è sempre una cosa che mi è piaciuta, anche questo stare dietro, avere magari una padronanza tecnica di livello alto, perché per doppiare devi saper recitare e diciamo, non doppia chi non è capace, doppia solo chi è capace. Quindi ti rapporti con colleghi tutti bravi, molti anche più bravi di te, e questa è una bella cosa perché è anche una sfida con se stessi, con gli altri, ma senza quella pressione che c'è invece in televisione, al cinema o in teatro. Molto più, come dire, tranquillo, una sfida con se stessi. E in questo senso non ti riconosce chiunque, è più facile che ti riconoscano dalla voce. Oppure ti riconoscono perché magari ti presenti e uno si ricorda il nome, si ricorda cosa hai fatto e se è un appassionato di cartoni o di qualcos'altro, allora sì, si comincia a parlare di quell'argomento. Dato al mondo attoriale, qual è stata la prima sensazione quando davanti ti si è aperta per la prima volta la quarta platea, dove inizialmente la quarta platea è al buio, quindi non vedi le facce, però senti inizialmente un silenzio, ma poi anche se stai concentrato le battute, però senti quell'energia che dal palco, quelle risate, quelle sigghizzi, pianti, neanche le parole, ma senti proprio quell'energia che sale dal palco, dalla platea. Qual è la sensazione che hai provato, che provi e hai provato nel tempo? È sempre una cosa che fa mancare il fiato, poi parti, cioè l'attimo prima sei lì che, soprattutto se hai davanti, mi è capitato di recitare davanti a 800, un teatro pieno di 800 persone,
e senti proprio il pubblico che è una potenza, ti arriva veramente un'energia dall'altra parte. La prima volta è stato in un saggio e avevo davanti 50 persone, però paradossalmente non ero nemmeno dietro il palcoscenico, ero con un altro gruppetto di attori seduto davanti al palcoscenico, per cui cominciava, calava il buio, noi eravamo già lì, quindi li vedevi proprio davanti. Questa cosa era la paura di non ricordare, soprattutto all'inizio, la paura di non avere memoria, di avere un buco di memoria, di avere. Ti accompagna nei sogni, no? Ricordo. Sogni di non sapere cosa devi dire, quindi ti trovi lì davanti, bloccato. Poi non ti succede nella vita col mestiere, con l'esperienza, con le prove e con il lavoro, in realtà parti. E quando parti è molto bello. Vai, e in quel momento hai un'energia che ti trascina fino a fine spettacolo, poi magari ti accorgi che hai perso 2 chili, se è uno spettacolo impegnativo. Però non senti la fatica, non senti niente, arrivi alla fine, poi vabbè, hai il calo ovviamente fisiologico dopo la fine dello spettacolo, ma finché c'è veramente una sensazione che tutti dovrebbero provare una volta nella vita. E quando si accendono le luci che vedi sotto la gente, si vede a quel punto, hanno quegli occhi, perché a volte non parlano, ma gli suo il loro sguardo, il loro sorriso, gli occhi che si accendono, e a quel punto qual è la sensazione che provi? Perché li vedi proprio con gli occhi felici, più che con il sorriso con gli occhi. Se lo spettacolo è piaciuto, sicuramente ricevi tanto, ricevi gli applausi, ma ricevi anche proprio questo tipo di sguardi. In quel momento hai questa, cioè sei sollevato perché è finita, per quel giorno fai ringraziamenti. Però è una delle cose per cui chi fa questo mestiere, chi fa quel mestiere, vive per farlo, perché sono sensazioni fortissime che ti restano, che ti allungano la vita. Ci sono attori che stanno sul palco fino a 90 anni e io stesso ne ho conosciuti. E non farebbero mai nient'altro. Nel mio caso è stato un lavoro, soprattutto il teatro, che piano piano si è andato sempre meno, salvo qualche incursione ogni 4-5 anni, perché ovviamente è stato sostituito prima dal doppiaggio e poi dalla scrittura. Però mi ha accompagnato per decenni nella mia vita e diciamo sono decenni che ricordo sempre con grande affetto. Questo mondo è appunto sceneggiatore, sceneggiatore dei fumetti. Qual è la funzione e il compito importante? Come ci descrivesti questa funzione, che poi in fondo nel fumetto è molto importante? Allora, è una cosa un po' particolare perché il grande pubblico pensa che il fumetto lo fa il disegnatore e lo sceneggiatore mette i dialoghi all'interno dei ballon. In realtà il fumetto somiglia molto di più al cinema. Cioè lo sceneggiatore è come lo sceneggiatore del cinema, è metà del regista, una cosa che dico spesso, e il disegnatore è l'altra metà del regista, è il direttore della fotografia. Per cui noi scriviamo delle sceneggiature in cui pagina per pagina, vignetta per vignetta viene descritto tutto quello che il disegnatore dovrà disegnare con un linguaggio cinematografico. Per cui, che ne so, sto scrivendo Tex, dico primo piano di Tex, c'è il cappello in testa, a cavallo, e a piedi, e di fronte, e di lato, di profilo, e per tre quarti di spalle, in campo medio, in campo lungo, dice questo, c'è questo tipo di espressione, davanti a lui c'è un cattivo vestito così e cos'ha, c'è quell'altra espressione. Tutto quanto, a volte accompagnato anche da schizzi, Gianluigi Bonelli, per esempio, lavorava molto per piccoli disegni che davano l'idea anche di dove era lo sguardo del personaggio, di come si posizionava nella vignetta. Un lavoro molto dettagliato, molto tecnico, accompagnato poi dalle battute, che ovviamente vengono inventate dallo sceneggiatore, dai suoni, da tutto quello che serve per dare poi al lettore l'idea di questa arte sequenziale. Cioè il lettore si costruisce il suo film guardando le vignette che sono ferme una per una. Mi fa questo sforzo di fantasia con dei muscoli mentali che sono propri del lettore di fumetti, che non è banale, perché chi non è abituato a leggere fumetti fa una fatica in più per godersi la storia. Chi è abituato a leggere i fumetti va liscio e si gode una storia di 100 pagine, gli sembra di aver visto un film, se la storia è bella. Gli dà quel tipo di sensazione e di emozione. Tutto questo è tecnicamente costruito prima dallo sceneggiatore e poi dal disegnatore che, rispetto ovviamente alle indicazioni, soprattutto in campo bonelliano, le indicazioni dello sceneggiatore fanno fede perché sono quelle che sono approvate dalla redazione, ma ci mette anche del suo, ci mette le ombre, le luci, le posizioni, il segno, l'espressione, ci mette la recitazione dei personaggi, la costruzione della tavola. Quindi è un lavoro veramente in due dove se c'è una comunione felice, spesso c'è perché con grandissimi professionisti, io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti disegnatori che ammiravo da piccolo, di cui leggevo
magari sul Corriere dei Ragazzi, leggevo le cose, o su Lancio Storie, e oltre che ovviamente sui fumetti Bonelli, e con loro è veramente, più è bravo il disegnatore, più è facile lavorarci, perché lui riesce a trovare una soluzione anche alla cosa che tu hai immaginato in un modo, magari lui te la gira in un modo leggermente diverso, ma più efficace del tuo. Allora in questo caso sono io il primo a esserne felice. L'importante è che la storia, torniamo sempre a raccontare storie, venga raccontata nel modo migliore. Un pochettino, praticamente ogni settimana, ogni 15 giorni, sei costretto a scrivere una storia completamente nuova e fare un film nuovo. Sì, in realtà io lavoro, diciamo, un soggettista, sceneggiatore di fumetti, presenta una nuova storia ogni paio di mesi. Perché poi io lavoro magari su due o tre storie contemporaneamente, quindi comincio una storia che è una storia di text, sono 220 pagine, io ne scrivo circa 110-120 al mese, quindi comincio quella storia, poi magari c'è un altro disegnatore che sta contemporaneamente lavorando su un'altra storia mia, mi fermo per 15 giorni, lavoro un po' sull'altra storia, torno sulla prima e così via. Ho sempre di solito due o tre storie che viaggiano in contemporanea. Perché? Perché lo sceneggiatore è molto più veloce, ovviamente, del disegnatore. Cioè, un disegnatore per realizzare una pagina ci mette 1, 2 o 3 giorni, se è una pagina anche particolarmente complicata. Uno sceneggiatore, come me, professionista, scrive 8, 10, 12 pagine al giorno. Quindi è ovvio che riesce a star dietro a più disegnatori. Qual è quella sceneggiatura che ti sei portato, veramente, che non è che è stata difficile, però nel tempo ti sei accorto che è stato un po' più complicato nello studiare perché forse avendone fatte tante poi avevi il rischio di ripeterti. Cioè? In realtà è difficile identificare una storia, perché la storia è come i Sì. libri, il libro più bello è sempre l'ultimo, la storia più bella è sempre l'ultima. Ci sono sceneggiature in cui il tipo di racconto è più difficile, perché coinvolgono tanti personaggi, perché coinvolgono tante situazioni. E poi bisogna sempre stare attenti, hai detto una cosa molto giusta, non ripetersi. E lavorando su più storie è facile che magari ti viene in mente una scena e hai cominciato a scriverla. E ti accorgi di averla già scritta magari un mese prima su un'altra storia, una scena molto simile, cioè costruita nello stesso modo, ovviamente con personaggi diversi. E allora questa cosa è una cosa da tenere sempre a mente. Per fortuna ho, diciamo, un archivio con tutto vicino e posso, con due clic, tirare fuori quella prima, verificare che ci siano le differenze necessarie, soprattutto in un fumetto fatto di canoni come Tex, in cui ci sono duelli, ci sono cavalcate, ci sono situazioni comunque simili. E già fanno parte del personaggio. In questa similitudine bisogna cercare sempre, ogni volta, una piccola originalità. E quindi è anche una delle cose difficili dello scrivere text o dello scrivere altri fumetti, soprattutto vista la quantità di lavoro che uno sceneggiatore di fumetti è chiamato a fare. Cioè noi non siamo, non dobbiamo essere avari di idee, non dobbiamo essere avari di storie. Perché uno scrittore si può permettere di scrivere due libri nella sua vita se ha successo e è famoso per quei due libri, e va bene così, cinque libri. Io ho scritto fino adesso 200 storie a fumetti circa, e conto di scriverne altre 200, insomma, da qui ai prossimi anni. E sempre, devo dire, trovando una piccola originalità, una piccola cosa, un piccolo nuovo piacere in ogni storia, che è fatto dall'immedesima, anche dal lavoro attoriale, tra virgolette, nell'immedesimarsi nei personaggi. Nel lavorare anche con personaggi miei a volte, con personaggi non miei altre volte, quindi fare un lavoro simile a quello che fa l'attore quando entra in un personaggio teatrale che è stato già interpretato da altri, dice: io devo trovare, dare a quel personaggio la mia voce, la mia interpretazione. È una bella sfida, ma come dire, ci piace. Dato personaggi tuoi, quali personaggi hai fatto e soprattutto perché te li porti dietro se poi nel tempo te lo porti dietro questo personaggio? C'è? Sì, io per la Bonelli ho scritto tre serie a fumetti. La prima è stata Damian, che era una serie fantasy, in parte fantasy, ma soprattutto una serie nera, avventurosa, ambientata in Francia, a Marsiglia, con questo personaggio, lo Chevalier, questo personaggio un po' di giustiziere, cavaliere, moderno, ma sofferente perché i cavalieri non esistono più, per cui si trovava in questo mondo tutto diverso da come era lui. Ho fatto una serie nera, che si chiamava Cassidy, un bandito ambientato negli anni 70 tra California e Arizona, nei posti texiani, nei posti del Wild West, che
che compie rapine, scappa, fugge, ha una sua storia molto travagliata da portare a termine. E un'altra serie che si chiamava El Noir. El Noir è una serie ambientata in un mondo, una serie fantasy ambientata in un mondo particolare, fantasy nera, appunto, El Noir, in cui una grande città infinita in cui vivono le anime di coloro che sono morti di morte violenta. E quindi in questa città c'è questo investigatore che va a cercare le vittime di alcuni delitti per cercare di capire chi è il colpevole, avendo un contatto poi medianico con la figlia che vive invece nel mondo di oggi e che fa la poliziotta, no? Un'altra storia molto particolare. Questo per quello che riguarda, diciamo, i fumetti, oltre a una serie di storie singole in vari albi di una collana che si chiamava Le Storie, che erano praticamente dei romanzi a fumetti, e ultimamente appunto alcune cose, collaborazioni con Massimo Carlotto per Feltrinelli Comics, abbiamo scritto Ballata per un traditore, che è una trilogia di cui sono usciti i primi due volumi per adesso, nera, ambientata a Milano. Insomma, di cose ne abbiamo fatte, un po' alcuni romanzi, invece romanzi, con un protagonista che si chiama Franco Zanna ed è un paparazzo che si muove appunto risolvendo dei casi perché è un ex grande reporter che è diventato paparazzo per una serie di eventi sfortunati della sua vita, ma che finisce nei guai ogni volta risolve un caso giallo a modo suo, senza distintivo, senza protezioni, senza rete. Adesso spopola anche il mondo fumetto giapponese. C'è differenza secondo te tra appunto, lo sceneggiatore italiano, cioè se lo sia Bonelli o comunque quello che applichi tu al fumetto giapponese dove un pochettino c'è un po' l'esasperazione in ogni caso delle vicende? Allora, ci sono delle differenze, piccole differenze tecniche, poi dipende veramente da professionista a professionista, ognuno ha il suo modo di sceneggiare, di raccontare. E i giapponesi hanno questa cosa che io ammiro molto, che è quella di trattare qualunque tema coi fumetti. Loro fanno fumetti in cui si raccontano storie romantiche, storie adolescenziali, storie d'avventura come le nostre, storie gialle, nere, quindi hanno un campo sterminato più simile a quello letterario italiano. Che non a quello fumettistico, che invece è più votato, tolto diciamo, la nicchia delle graphic novel, ma soprattutto il fumetto da edicola, quello che frequento io, è più votato all'avventura, al giallo, al nero, all'horror. Invece loro veramente spaziano anche nel fumetto da edicola, anche nel fumetto seriale, in qualunque tema, e sono abituati i ragazzi, poi hanno questa grossa transmedialità tra fumetti, cartoni animati, cinema, musica. Quindi è una grande potenza industriale, il loro modo di fare fumetti. Dal punto di vista tecnico, secondo me, non si differenzia molto dal nostro, perché forse hanno una pagina, un'impostazione della tavola molto più libera, probabilmente più decisa dal disegnatore, come è il caso, per esempio, degli americani, in cui il medio sceneggiatore americano dice: qui parlano. Ci sono loro due, ci sono altri due, non mette l'inquadratura, non mette il numero di pagine che lui ritiene che servano e i dialoghi, un po' come una sceneggiatura cinematografica. E il resto viene deciso, e i piccoli movimenti diciamo, generali. Il resto viene deciso dal disegnatore. Quindi c'è un ruolo in cui il disegnatore è tutto regista o quasi tutto regista e tutto direttore della fotografia. Nel modo di lavorare italiano, bonelliano, invece, è veramente divisa la cosa. Per cui l'impostazione registica è data, la prima impostazione registica è data dallo sceneggiatore, che deve essere anche un po' disegnatore, cioè deve avere questa visione che non sarà mai uguale a quella del disegnatore professionista, ma che da una prima narrazione lui deve visualizzarla e trasmetterla. Quindi anche il mio essere un disegnatore scarso, in questo, o essere disegnatore scarso di tanti grandissimi sceneggiatori, aiutava in questo, cioè nel visualizzare quello che ci deve essere in una vignetta. Se ho una vignetta piccola non ci potrò mettere un'astronave con sopra 50 astronauti che camminano, eccetera, non c'è lo spazio. Questo lo devo sapere io per primo, per poi poter aiutare anche il disegnatore a fare il suo mestiere. Parlando di libri, perché visto che è l'ultima domanda, parliamo di libri. Hai scritto diversi libri, appunto, tra cui il giallo che dici che parla di questo paparazzo che fa Reporter, l'indie. paparazzo, In realtà, fotoreporter rosa.
Eh sì, in realtà l'ultimo libro che ho fatto penso insieme ad altri artisti, altri scrittori nel 2022 è l'ultima opera. Sì, questo è stato un esperimento particolare, perché è un romanzo a cinque mani, Youthless, con Massimo Carlotto, Massimo Torre, Patrizia Rinaldi, che sono tutti grandissimi scrittori, Alessandra Chai. E abbiamo fatto questo esperimento di provare a raccontarci, è nato nel periodo del Covid, per cui ci trovavamo su Zoom, facevamo grandi, o su Skype, facevamo grandi riunioni. Abbiamo definito una scaletta su un'idea di Massimo Carlotto, grande scrittore noir. E ci siamo divisi proprio questo file che rimbalzava da una parte all'altra, dove ognuno poi metteva mano, cedeva un po' la sovranità di scrittura, una cosa che diciamo spesso, e metteva mano al suo lavoro e a quello degli altri, per riuscire a portare a casa poi un romanzo unico, trovando una voce, trovando in modo particolare, ma ci siamo riusciti, la voce del sesto scrittore, che non è nessuno di noi ed è tutti noi insieme. Quindi è venuto fuori questo romanzo che è piaciuto molto, sta piacendo molto, che forse avrà una vita anche più lunga, insomma, in forma di un secondo romanzo o di altri sviluppi televisivi o altro, e staremo a vedere. È stato un bel esperimento, molto apprezzato dal pubblico, il libro è andato bene, e vediamo adesso cosa succederà. Invece da Nero di Mare al Codice Vendetta, come cambia di personaggio alla fine, questo personaggio che si porta dietro? Allora, Franco Zanna è appunto, era un ex reporter che poi ha avuto delle minacce dalla mafia, minacce alla sua compagna, da molto giovane è dovuto scappare via, è scappato via nella sua terra natale in Sardegna e si è, diciamo, dopo un periodo molto travagliato in cui è arrivato, ha avuto una grossa sofferenza personale, si è reinventato come paparazzo. E quindi lo vediamo ogni estate lavorare come paparazzo in Costa Smeralda e zone limitrofe, in quella zona che è Sardegna, ma non è Sardegna, è un po' una terra di nessuno, frequentata da grandi attori, grandi artisti, grandi politici, grandi criminali, c'è tutto un mondo che si ritrova lì per un mese e mezzo l'anno e in quel mondo lì lui un po' sguazza, diciamo, il suo lavoro, fa foto, segue delle persone, si intrufola dentro delle situazioni per poter portare a casa un servizio fotografico da poi rivendere all'agenzia per cui lavora e ogni volta si trova in un nuovo guaio, con vittime, con situazioni particolari, appunto, che spaziano dall'industria degli incendi che purtroppo danneggia la Sardegna, danneggia molti paesi del Mediterraneo, al traffico di droga, al traffico d'armi, a tutta una serie di situazioni che si verificano, che noi vediamo passare, appunto, una delle dei fini del noir e anche delle ragioni per cui esiste il noir, anche il noir mediterraneo, è quella di accendere dei fari su alcune situazioni che noi leggiamo in cronaca, ma come dire, un articolo spesso di giornale passa e va. Un romanzo ti butta dentro quella situazione, può servire anche, oltre che a intrattenerti, a farti pensare a cose di cui si parla poco. Per cui, appunto, da Nero di Mare a Stagione di Cenere, al Codice della Vendetta, seguendo una strada che è nata la collana Sabotage di Massimo Carlotto e Colomba Rossi, era una collana appunto votata al noir sociale, al noir realistico, all'affrontare problemi e situazioni proprie di alcune zone dell'Italia, ognuno a suo modo, ovviamente io ho scelto il nord della Sardegna in questo caso, e ho seguito questo personaggio che appunto cambia, che all'inizio vediamo molto disperato, molto incattivito, frustrato, cinghiale, si dice in Sardegna, insomma, questo personaggio molto, anche molto violento per certi versi, un grande bevitore, che poco per volta però col riavvicinarsi degli affetti che lui aveva perduto, quindi prima della figlia e poi della compagna che ha perso, che non ha neanche più il coraggio di cercare, perché una delle minacce che gli avevano fatto è che se tu cercherai di rimetterti in contatto con i tuoi cari, con i tuoi datori di lavoro, con la tua compagna, loro ci vendicheremo su di loro, per cui tu devi proprio sparire come se fossi morto. Quindi un essere ucciso senza essere ucciso, una delle peggiori punizioni, delle peggiori cose che si possono fare a un essere umano, una cosa che appunto lo ha spinto quasi al suicidio. Adesso poco per volta questa cosa viene superata e il nostro Franco Zanna riprende un minimo di affetti, riprende un minimo di civiltà, comincia a cambiare lui stesso, salvo poi nell'ultimo romanzo trovarsi di fronte a uno dei suoi vecchi nemici. E quindi decidere come, in che modo e con quale intensità vendicarsi
su questo personaggio. Il Codice della Vendetta, che è l'ultimo romanzo, è un romanzo sulla vendetta che è stata codificata in Barbagia. Esiste appunto un modo di vendicarsi che è tipico barbaricino, che è quello appunto della vendetta prudente, proporzionale, che segue praticamente l'offesa, e quindi la vendetta deve essere proporzionale all'offesa, prudente e progressiva, quindi cresce al crescere dell'offesa. E non ci si può vendicare così, ci si deve vendicare in un certo modo, e questo zio bandito del nostro protagonista, che è un altro coprotagonista del romanzo molto amato dai lettori, zio Gonario, spiegherà al nostro Zanna come vendicarsi nel modo giusto, e poi chi avrà voglia di leggere il romanzo scoprirà come. E ultima curiosità, sei passato dal mezzo di comunicazione più antico che ha fatto un episodio per Dylan Dog, dalla radio, ai videogiochi, anche se nel caso parliamo di un solo videogioco, ma sei passato dai due poli opposti perché il videogioco è moderno e la radio è un mondo antico. Qual è stata le tue sensazioni nei due casi? Allora, la radio è stata divertentissima, perché è la cosa più simile al teatro. Alla fine sei tu che dai i tempi, sei tu che decidi. Non è doppiaggio, è proprio recitazione pura. Ti trovi in una sala dove ci sono i rumori, dove ci sono i colleghi, e solo con la voce, ovviamente, ma dai vita a una vera e propria opera teatrale. Quindi questa è stata un'esperienza in Rai, un'esperienza magnifica. E il videogioco è stato più doppiaggio. Quindi in questo senso c'erano delle sequenze. Ovviamente dipende dagli snodi che poi prende il videogioco, tutti quanti devono essere doppiati, e io nel caso e gli altri colleghi doppiavamo le varie piccole sequenze che su succedevano nell'ambito del videogioco. Quindi in questo senso era un lavoro più normale, pur essendo più moderno. Il lavoro più antico era più, tra virgolette, artistico, con grande divertimento e grande piacere da parte mia e di tutti, insomma. Poi ovviamente era Dylan Dog, era una storia che avevo scritto io. Per cui doppiare il cattivo di una mia storia è stato tanto più assolutamente accattivante. Cioè, provate a giocare con quel gioco che hai fatto del videogioco oppure l'hai fatto soltanto e basta, ma non l'hai visto giocare? E temo di no, ahimè. Io ho giocato poche volte ai videogiochi, ma poi è un campo che ho esplorato perché tutto serve per il mio lavoro, quindi, però non ho proseguito, non ho questo sacro fuoco. Pensare a fare un mondo sceneggiatura anche dei videogiochi, l'idea può balenare. Mai dire mai. Comunque sarebbe un progetto interessante. In Italia se ne fanno anche di belli, non è mai capitato, però, ripeto, in futuro non si sa mai. Quanto è Dimmi. importante la coesione e la collaborazione tra lo sceneggiatore, il fumettista e il colorista? È molto importante. Ricordiamo poi, adesso faccio una brevissima digressione, anche ovviamente l'editor, che poi corregge. Tiene rapporti spesso tra sceneggiatore e disegnatore, perché magari lavoro con un disegnatore argentino e non ci sentiamo noi direttamente. Io fornisco la casa editrice fornisce al disegnatore, e poi il disegnatore si rapporta più spesso con l'editor o col direttore di testata che non con me direttamente. Quindi se io ho fatto bene il mio lavoro, nessuno mi viene più a cercare. Se mi vengono a cercare perché qualcosa era ambiguo, sbagliato, non corretto, quindi capita spesso che io consegno il lavoro e poi vedo la storia finita, in questo senso, già disegnata e pubblicata. E il colorista è importantissimo, però si rapporta col disegnatore più spesso che non con lo sceneggiatore, perché c'è un equilibrio tra segno e colore che normalmente viene, come dire, sempre mediato dall'editor e dalla casa editrice, ma di solito concordato anche tra disegnatore e colorista. Quindi se loro si capiscono e parlano la stessa lingua, il risultato finale ovviamente è molto più efficace anche artisticamente. Per cui capita spesso di avere un disegnatore che è il suo colorista o il suo colorista prediletto, ce lo porta dietro per le varie storie. Noi intanto ti ringraziamo Grazie per essere a stato un ospite. A questo punto ci manca soltanto una cosa fondamentale, i saluti finali. voi. Certo, un carissimo saluto a tutti, agli ascoltatori, agli spettatori, a te e a tutti quanti, e grazie ancora per avermi ospitato. Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata,